Cosa ti hanno detto i vigili? Cosa mi hanno detto i vigili? Che tu hai fatto, hai messo sul coso ciò che le hai fatto il piattino. No, i piattini. Io non ho letto. Allora, questa è la testimonianza effettiva che c'è una campagna contro il quotidiano italiano. Allora, comandante Palumbo, si prenda le sue responsabilità e venga qui a spiegare che cosa succede. Dopo il primo blitz della Lanza, ogni giorno ci sono pattuglie di vigili urbani della Nona che vengono a controllare per capire se ci sono abusivi, se oltre i pescatori che possono vendere appena fuori dalla propria barca c'è anche chi finora ha approfittato di questa situazione. La situazione è sempre un po' tesa, quindi proviamo a capire come funziona, chi può stare, come può vendere, chi può vendere, ci può spiegare chi può vendere qui in Della Lanza? Perché il suo comandante non è qui a dare spiegazioni? Perché rifiuta di dare spiegazioni? Ci può dire perché rifiuta di dare spiegazioni? Ci dice per quale, che cosa deve diffidare, che cosa diffida. Lei è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, quindi assolutamente non diffida nulla. Allora ci dice per cortesia come funziona, ci dice come funziona per cortesia la vendita del pesce qui in Della Lanza? Chi può stare a vendere il pesce? Ci dice come funziona la vendita del pesce? È stato fissato un appuntamento con chi? Con chi è stato? Con chi è stato fissato? Quando? Chi lo ha detto? Chi lo ha deciso? Io non ne so nulla, un appuntamento con chi? Chi di voi dice che il quotidiano italiano è venuto qui a fare il pezzo dei piattini? Sentiamo, chi è venuto di voi a dire che il quotidiano italiano fa il pezzo sui piattini? Non rida, perché non c'è niente da ridere, qua c'è solo da piangere. Stia calmo. No, io sto calmissimo, ma voi state ulteriormente... Sta ridendo, sì. Mi spiega perché così... Allora, non mi riprenda perché... No, la riprendo. Mi spiega ai cittadini baresi chi può vendere in Della Lanza? No, chiami il suo comandante. No, non va avanti. Chiami il suo comandante. Come funziona? Chi può vendere qui in Della Lanza? Non possiamo rilasciare dichiarazioni, solo se il comandante ci autorizza. Allora, il comandante sta facendo di tutto per far degenerare questa situazione, lo diciamo apertamente. E noi facciamo i pezzi qui sui pescatori, mettendo a repentaglio la vita del collega che viene qui, perché lei non ha nessuna idea, lei viene con la divisa qui ed è tutelato da quello, venite in cinque e siete tutelati da quello, ma la gente disperata che sta qua se la prende con chi non c'entra un cazzo di niente, ok? Quei signori lì possono vendere lì, possono stare lì? I pescatori che sono autorizzati sì. Quindi se sono i pescatori fuori dalla base? Il pescato sì. Non ci deve essere altro pesce che non sia quello pescato da loro? Sì. Giusto? Ok, perfetto. Quindi i banchi non possono essere utilizzati, piattini di pesce lì non possono essere venduti, è così che funziona? Non sono nelle condizioni neanche di poter essere utilizzati perché sono alquanto fatiscenti. E quando si risolve questa faccenda per dare a loro una non risposta? Sono a conoscenza quando prenderanno provvedimenti per quanto riguarda quest'area mercatale per il pescato. La ringrazio per averci risposto al minimo quello che serve per chiarire. Il nostro dovere è nell'intervento e accertare che ogni tipo di violazioni non venga effettuato. E come state messi qua? Vi vedo in difficoltà. Come state messi? Cosa vi hanno detto dalla pubblica amministrazione? Che non basta, cosa vi hanno detto la pubblica amministrazione? Quando vi potrete, quando potrete rivendere? Ha visto qual è la situazione? Ha visto? No, le dico! Sa perché hanno identificato noi? Perché qualcuno dei suoi colleghi dice che noi abbiamo fatto pezzi contro di loro, ok? Me ne sto andando, ma questa è una promessa o una minaccia? Questa è una promessa o una minaccia? Dimmi, è una promessa o una minaccia? Che cos'è questa? Vedi chi sono? Vedi il quotidiano italiano? O leggi altro? Vedi chi è? Bari riprende la vendita di piattini di crudo di mare al Molo San Nicola, vedi? Lo vedi? La redazione. La redazione. No, che fotografia. Questa l'hanno rubata da lontano. Capito? Guarda. Per voi, per farvi sentire le vostre voci. Perché non è possibile che io sono venuto sempre. Sono venuto sempre qua. Sempre. Vi ho fatto le interviste qui con il vostro presidente della cooperativa. Sì, ma non tre scimmie, vedi? Uno, due, tre. E qui non c'è movimento. Se eravamo e siamo... Era diverso il fatto, se andava là, allora si aggiustava il fatto, non attaccarsi su un piattino di lì. Ero la bancarella grande dei piattini, sono stato detto che facevo il bordello. Okay. Il bordello. Se voi mi chiamate, è vero che era abusivo, però ho sempre voluto mettermi in regola, però per mettermi in regola ci vuole un box chiuso, perché quella è somministrazione. E gli ho detto sempre, allora dicevano a me, facciamo il bordello, adesso per l'assessore, se io ho incominciato a vendere 5 piattini,
e sono venuti turisti e ne ho aumentati 10, 15, 50, 100. Significa che ho fatto arrivare 100 turisti al giorno qua nel Molo San Nicola a vendere i piatti. Ci sono tanti video, si è seduto il sindaco. Allora, il bordello cos'è? Io che faccio avvicinare i turisti nella città di Bari, il bordello. Nella città più grande della Puglia, il capoluogo. Non si riesce a fare niente. No, perché non possono consumare i soldi a un box. È una cosa brutta quella che facevi. No, invece la cosa bella è che qua è da un mese, da quando non ci sta niente. Da un mese che non vengono più turisti. È venuta a con me, si è messa ad aprire i 10 alla corsa, mi sta mangiando. Allora io dissi al sindaco, non prima delle elezioni, lui detto bello prima delle elezioni, anzi lui disse a me, vuoi fare il sushi? Facciamo il sushi. Mo sto prendendo di nuovo la licenza, ma non serve, ho pagato 4.000 euro, e a me cosa mi serve questa licenza? Che non posso fare. Aspetta, allora io dissi al sindaco, non serve spendere tanti soldi, devi mettere la cosa importante. Tu basta che metti il depuratore. Allora lui disse a me, farò di tutto. Questa piazza è diventata come che tu ci lavori solo con i piattini. Stai là tutti i giorni non così. Non vengono no, i baristi a comprare il pesce. Già non venivano per l'acqua, più l'ultimo servizio che hanno fatto. Sta fino alle 2, non li vende. No, non vende niente. A me qua è rimasto. Tu stai qua fino alle 2, qua non vende il pesce. La somministrazione non la posso fare, ci vuole il box chiuso. Perché non lo fai? Fine 2020, ci vuole 4 anni per farlo, ci vuole 10 anni. Sono arrivata la vecchia oggi. Che cazzo muffa. E quindi qual è adesso la vostra posizione? Qual è? No, la posizione è nostra, che noi siamo sub. Ci accontentavamo di vendere il nostro pescato. Ok, i ricci, quella è rimasta l'unica cosa che si può vendere, che ci puoi guadagnare qualcosa. All'inizio è stato detto mettere un piattino alla volta. Neanche ora un piattino me l'hanno fatto togliere. Dovevo vendere i ricci. È venuti a fartelo togliere il piattino. Sì, ora è venuto. Vedo davanti a un piattino di ricci mi fai togliere. I ricci chiusi non li compra nessuno. Allora tu un piattino di ricci, un piattino acqua, non puoi fare la somministrazione, lo puoi mettere solo in busta, che poi la persona te lo do in busta per portare a casa, vabbè, vai là, te lo mangi, non è più somministrazione. Neanche quello, non me lo fanno aprire un piattino, lo devi aprire al momento. Al momento il turista non capisce, non parlo inglese. Il turista non lo sa neanche usare. Allora io ho voluto dire, allora se non è igienico a mettere nel piatto 10 ricci 5 euro, lo mettiamo in una vaschetta chiusa. Appoggiato sul ghiaccio, no, non è igienico. Allora, il riccio chiuso nella vaschetta può stare a 30 gradi. Se io invece lo apro il ghiaccio nella vaschetta chiusa sul ghiaccio, va a 20 gradi, non è igienico. A 30 gradi chiuso, sì, aperto in una vaschetta chiusa, no. No, è un tartassamento. La storia del paradosso che noi denunciamo da una vita. Questo è, siamo arrivati al culmine. Il paradosso che in questa città qualcosa si può offendere abusivamente, qualche altra cosa no. Qualcosa è igienico, qualche altra cosa no, ma si vende ugualmente. Non riusciamo a capire perché questo folklore, come lo chiama qualcuno, per Laney Planet in qualche caso è immagine di copertina, per altri invece è un'immagine che dà rovina alla città di Bari. Insomma, quello che diciamo da sempre è: datevi un'organizzazione e una visione, perché senza una visione ci sarà sempre qualcuno che patirà e qualcuno che a Bari Vecchia potrà fare gli stracazzi suoi. Quindi decidiamo cosa è legittimo e illegittimo, abusivo e non abusivo.